resta senza parole di fronte a questa incursione, perché è il frutto della delinquenza che ecco, circola purtroppo. Che devo dire? Certamente è una profanazione di quelle che sono le nostre realtà sacre, ecco, la nostra fede anche. Ecco, profanare la Chiesa è profanare anche uno stato di un santo, ecco, che viene custodito in questa nostra chiesa, certamente è un fatto molto grave. Per fortuna, per grazia di Dio, vero, io levavo sempre il sacramento dal tabernacolo e quindi nel tabernacolo non c'era niente, c'era semplicemente la piscide con alcuni frammenti dell'ostia santa, ma alcuni frammenti, pochissimi frammenti. L'hanno anche aperto il tabernacolo, facendo violenza con la porticina del tabernacolo, ma non hanno trovato niente. La piscide che conteneva questi pochi frammenti dell'ostia santa è una piscide in metallo, quindi non preziosa. Hanno rotto però il vaso del San Benedetto Martire, hanno preso la sciabola di San Benedetto, hanno rotto però un po' le mani di questo santo, forse cadendo il vaso ha rotto le mani, e poi hanno aperto il cofanetto, ecco, il cofanetto che contiene le ossa dei martiri, dei compagni martiri di San Benedetto. E poi sono andati però nell'altra cappella dove c'era una Madonna con la corona in capo e il bambinello Gesù. L'hanno preso la corona e il bambinello e la corona del bambinello, ma l'hanno lasciato sulla sedia, forse perché hanno capito che non era di valore, l'hanno lasciato sulla sedia. Quindi questa effettivamente è un atto vandalico dovuto però sicuramente però a gente incosciente. Che devo dire che il Signore li aiuti e che soprattutto però li renda consapevoli e coscienti di quest'atto grave che hanno fatto.